12 ottobre 2015. Museo Lab 6, l'associazione del quartiere Tortona Solari, dedicata ai temi della memoria, della tutela del territorio e della rigenerazione urbana, organizza, a seguito di un lavoro di indagine e ricognizione durato un anno, una passeggiata per i cittadini, volta a istruire il percorso storico di una delle prime e più grandi industrie milanesi, la Richard Ginori. In particolare, la nascita, vita e sorte dello stabilimento di San Cristoforo sul Naviglio Grande. Siamo una quarantina di persone e dal grande ponte levatoio di ferro costruito con la tecnica della Torre Eiffel parte un viaggio intorno al perimetro tuttora esistente per continuare all'interno, oggi trasformato in insediamento del terziario avanzato. Ma cos'era la Richard Ginori? Pochi lo sanno, ma è in quella contrada, allora detta dei Corpi Santi di San Cristoforo e non ancora incorporata alla metropoli lombarda, che intorno al 1830 si sviluppa uno dei rioni più industriali della città. Venendo da Porta Ticinese, oltrepassato il pittoresco Ponte del Trofeo, costeggiando il Naviglio, un po' oltre la vetusta chiesa viscontea di San Cristoforo, si ha la netta impressione di essere in piena campagna. Basse e rade cascine e pochissime umili case si specchiano nelle limpide acque del Naviglio tra i vasti e fertili campi. La gran parte della sua popolazione si dedica ai trasporti, alla concia delle pelli, alla fabbricazione della carta e delle stoviglie. Possiamo tranquillamente affermare che nel borgo di San Cristoforo si iniziasse la vita industriale milanese e nazionale. In pochi anni le modeste cartiere, le fornaci, le conce e lo stabilimento ceramico dell'epoca romantica avevano operato un miracolo convertendo in una piccola città il tranquillo borgo. Protagonista indiscusso della miracolosa trasformazione è lo stabilimento fondato da Giulio Richard. Nel 1844 il Richard tiene occupate 240 persone e, pur costituendo la porcellana per diversi anni il principale prodotto, già si produce terraglia dura. Il caolino si acquistava in Francia, il quarzo era nazionale e il feldspato veniva da Varenna. L'impresa industriale, nel 1855, è solidamente stabilita. I disegnatori, i dipintori delle porcellane e i modellatori dei pezzi sono quasi tutti di Lombardia. Lo stabilimento è stato ampliato e con l'opera continua di 320 persone si fabbricano annualmente 700.000 pezzi di porcellana e 1.600.000 di terraglie di stoni all'uso inglese, nonché 200.000 bottiglie da birre e da liquori. La dimensione della produzione che abbraccia ogni genere di ceramica, dalle più aristocratiche alle più umili e varie espressioni, e i susseguenti ampliamenti dello stabilimento impongono a questo punto a Giulio Richard la trasformazione della proprietà personale in proprietà sociale. Nel 1873 si costituisce la Società Ceramica Richard. Ormai gli operai sono 463, coadiuvati da 43 impiegati. La gamma dei prodotti va dalle porcellane e terraglie di lusso ai comuni articoli per le industrie seriche ed elettrotecniche, oltre al gres, alle maioliche artistiche e ai mattoni refrattari per forni e ferriere. In una relazione sullo stato delle industrie milanesi, parlando dello stabilimento, si afferma che esso è colossale ed è la più grande delle fabbriche italiane che si diano alla produzione corrente per gli usi della vita ordinaria, pur non trascurando il genere di lusso, ed è uno dei pochi opifici milanesi a grande impianto e tra i più perfetti come organizzazione interna. Infatti, trionfa la famosa e indimenticabile esposizione del 1881. Siamo ormai intorno a una produzione di 8 milioni di pezzi. Intanto, Augusto Richard succede al padre Giulio nella conduzione della società.
con l'avvento di Augusto si conclude la parte romantica pionieristica della manifattura. Augusto imprimerà una svolta più marketing oriented e Richard, dopo l'acquisizione di altri stabilimenti, mettono a segno un colpo di politica commerciale strategicamente determinante per quei tempi, incorporando alla società ceramica Richard nel 1896 la grandiosa manifattura Ginori di Doccia, fondata nel 1737 dal marchese Carlo, emblema stesso della qualità massima della porcellana d'arte italiana, universalmente riconosciuta anche all'estero. Da questo momento San Cristoforo cessa la produzione della porcellana, rimasta a Doccia, e concentra il suo core business nella produzione della terraglia dura, importantissimo genere ceramico che si presta ad ogni lavorazione, l'intuizione industriale della quale è tutta da ascrivere a Giulio, che le coltivò con merito l'introduzione in Italia. All'inizio degli anni 20, la Richard Ginori è già un marchio di garanzia affermato. Sul Naviglio Grande a San Cristoforo è nata una piccola cittadella che i Richard dotano di case per gli operai ed impiegati, come anche di scuola e servizi sanitari. È di quegli anni, nel 1923, l'incontro fortunato dei Richard con un giovane architetto, Gio Ponti. La Richard Ginori è per il Ponti un terreno ideale di sperimentazione e massimamente idoneo all'applicazione del suo ingegno creativo di marca novecentista. Era mio nonno. In realtà io sono diventato curatore di questo archivio fotografico perché la famiglia, essendo io un fotografo, morto il nonno, si è trovata di fronte a una monumentale quantità di materiali e hanno detto: Salvatore, tieni tu queste qui che sono foto, vedi un po'. Bisogna tenere presente da un lato l'epoca, anche l'età di Ponti, cioè tornato dalla guerra, lui ha fatto la prima guerra come il genio Pontieri, è tornato giovanissimo architetto, brillante, era stato individuato da questo Richard che aveva questa grossa industria di ceramiche, però molto dormiente, molto imponente, però aveva necessità di essere rilanciata e hanno detto: ma proviamo col giovane Ponti. Ponti, alla Richard Ginori, può approfondire la conoscenza dei materiali e le procedure tecniche di realizzazione con un gruppo di maestranze di notevolissimo livello. In breve, assume l'incarico di direttore artistico che mantiene fino ai primi anni 30. E gli hanno dato questo incarico all'inizissimo della sua carriera. Lui era un giovane architetto che non aveva ancora fatto quasi nulla. E devo dire che Ponti ha preso in carico con grande passione questo impegno e ha interpretato subito come direzione artistica, culturale, ma anche fin economica e rilancio di tutta l'impresa Richard Ginori. Qui assolutamente bisogna fotografare tutto, avere immagini fotografiche di questi lavori da spedire in tutto il mondo, in America, in Francia, bisogna far conoscere la produzione. Poi ha ridisegnato moltissimi decori, ha ripreso in mano vecchi decori che c'erano, rifacendoli in maniera più un po' ironica. L'interesse di Ponti non era semplicemente limitato a un settore, ma era: ridisegniamo l'azienda. Ponti coinvolgerà e inviterà a collaborare per la realizzazione dei modelli scultorei artisti come Salvatore Saponaro, Italo Griselli, Fausto Melotti, Geminiano Cibau. Ma con Ponti il connubio è esemplare. Raramente si è vista consonanza più armonica tra progettazione artistica e produzione industriale. Siamo agli albori del design industriale e Ponti ne è senz'altro pioniere cosciente. Il plauso che gli viene tributato è confermato dal successo che i prodotti da lui messi a punto incontrano nel pubblico, un pubblico più sofisticato e sensibile alle sue grazie neoclassiche. La Richard Ginori tocca il suo apogeo. Nel 1925, nel 1927 e nel 1930 la manifattura è presente alla Biennale di Arti Decorative di Monza con una produzione raffinata e di grande qualità artistica,
firmata Punti. Negli anni 30 il principale disegnatore della Richard Ginori è Giovanni Gariboldi, che tuttavia solo nel 1946 ottiene ufficialmente l'incarico di direttore artistico. In quegli anni viene intrapresa la costruzione del nuovo stabilimento per ceramiche sanitarie che si affaccerà direttamente sul Naviglio Grande. Nel 1937 la produzione della manifattura è presente all'Esposizione Internazionale di Parigi. Nel 1936 mio padre ha avuto l'incarico della direzione dello stabilimento della Richard Ginori di San Cristoforo e ha tenuto la direzione dello stabilimento fino al 1948, quindi tiene anche gli anni difficili della guerra. Avevo 11-12 anni, allora quelli sono stati gli anni in cui anche nella stessa casa avevo amici, colleghi di mio padre, e quindi lì c'era un bel cortile dove si giocava al pallone, e insomma era più una vita di gioco. Il 42-43 è stato il momento dei bombardamenti a Milano, quindi noi siamo sfollati. Negli anni 40 e 50, nonostante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale avessero colpito lo stabilimento, molti reparti vengono ricostruiti e rimangono in attività, mentre le vecchie sezioni furono abbandonate. Nonostante ciò, il rinnovo degli impianti fu curato, i mezzi di produzione furono perfezionati e le strutture migliorate, cosicché la Richard Ginori rimase all'avanguardia non solo in Italia, ma in tutta Europa. Sono diventato responsabile di questa produzione. Facevo i disegni, per esempio un albergo vuole la decorazione sui piatti. Io disegnavo da una fotografia che mandavano o l'albergo oppure uno stemma militare, così, del reggimento, quello che è, da applicare, riducevo il disegno di stare sull'ala del piatto. San Cristoforo facevano soltanto sanitari e domestico. Dopo nel 1953, quando io sono andato militare, hanno cessato il domestico, erano 46 persone. C'erano alcuni stampatori, uomini, che stampavano per la stampa, no? Almeno una quarantina di persone erano tutte donne. C'erano quelle che facevano la stampa su biscotto, materiale non verniciato, stampa su biscotto. Poi c'erano le filettatrici, quelle che decoravano e stampavano in oro già sul verniciato. E poi c'erano le pitturine, quelle che decoravano i pezzi stampati. E gli uomini erano uomini di fatica, gli uomini stampavano sull'asta di rami e poi c'erano quelli che portavano su il materiale da decorare e portavano giù il materiale da verniciare. C'era la stampa, c'era l'areografo a spruzzo, la filettatura in oro o a colori, le pitturine, quelle che dipingevano. Poi dopo la stampa è stata abolita perché era molto cara, e è subentrata la serigrafia. Portavano la schiscetta, tipo la gavetta. Quello che avanzava lo portavano a casa. La maggior parte venivano col tram, sia di Corsico, e quelli invece di Casorata e la Motta arrivavano col pullman. E mediante la ferrovia arrivava il Caolino, Fespato. Lì c'era una casa dell'addetto alla manovra, diciamo così, del ponte levatoio, che dopo è stata buttata giù. Poi c'era la sala da ballo. Appena finito la guerra c'era un'affluenza, venivano giù dal Giambellino. Era aperta, si pagava. Venivano tutti, anche gli esteri, ragazzi e ragazze. E allora qua
quelli di San Cristoforo si tiravano sui baffi perché c'erano tante ragazze che venivano. C'era già anche l'assistenza mutualistica. Ogni 6 mesi venivano per controllare la silicosi. Quando era la festa di San Cristoforo, c'era, per modo di dire, di fronte alla chiesa, facevano fatto un baldacchino tutto in legno a scalare. E la Richard dava dei pezzi di residui di magazzino, validi, che ne avevano scompagnati, eccetera, certo. O zuppiero, la pesca da pagare, di modo che chi andava a vantaggio della chiesa. Certo. Poi c'era la benedizione delle auto, i piatti dell'ortica, che dell'ortica lì dalla Lombarda, sotto era un elefante, mentre invece noi c'era il marchio dei Visconti, certo. Oppure c'era Richard Ginori, così. Nel 1965, nelle vicinanze dello stabilimento di Sesto Fiorentino, viene inaugurato, su progetto dell'architetto Pier Nicolò Berardi, il nuovo museo di Doccia, attualmente chiuso. Nello stesso anno, il gruppo Ginori si fonde con la Società Ceramica Italiana di Laveno. Nel 1975 la società è assorbita dal gruppo Pozzi, che finalizza la produzione di San Cristoforo, di tipo sempre più industriale, ad articoli igienico-sanitari. Negli anni 80 la Pozzi Ginori passa al gruppo Ligresti, che acquista l'area esclusivamente per finalità speculative di tipo edilizio. Tutto stava per essere distrutto da questi grattelli, tutto era ormai abbandonato perché Ligresti che cosa aveva fatto? Aveva comprato l'ex, allora era diventata Pozzi Ginori, aveva visto che le azioni della ceramica Pozzi Ginori valevano poco a livello nazionale, tutte le fabbriche che avevano a livello nazionale, cioè una fabbrica a Pisa, Sesto Fiorentino, Laveno, Torino, e quindi cosa ha fatto? Ha chiuso la produzione limitandola solo in pochi punti e ha sulle aree lasciati liberi costruito terziario, tra l'altro sfruttando sempre lo stesso progetto, cioè facendo dei parallelepipedi, quindi in effetti dove c'è l'ingresso c'è il parallelepipedo, insomma è molto riconoscibile. Tutta l'area dello stabilimento di San Cristoforo della Richard Ginori dagli anni 2000 è stata oggetto di un'esemplare opera di riconversione che, mantenendone più o meno intatte le volumetrie, l'ha destinata ad attività del terziario. 2002, quando abbiamo acquisito l'area dal gruppo, diciamo, all'areale Ligresti, poi l'immobiliare Lombarda, un'area molto appetibile perché erano più di 60.000 metri quadrati, davanti a Naviglio, e era già stato in parte costruito dal gruppo Ligresti, erano le famose tre torri tutte in vetro, mentre la grande parte, erano più di 60.000 metri quadrati, era rimasta ancora intatta e non sviluppato proprio perché vi era il vincolo del Naviglio, e perciò molti operatori e anche professionisti immobiliari era difficile ristrutturare dei grandi capannoni, mentre era molto più semplice buttare giù e ricostruire, non so, tipo nuovi appartamenti. E il vincolo paesaggistico sul Naviglio, che voleva dire mantenere tutto intatto. L'intera area era di 80.000 metri quadrati. Il mondo moda è molto sensibile ad architetture belle, con grandi spazi. E qui c'era tutto questo mix, c'erano le altezze, c'erano gli edifici di grande pregio in mattoni. Noi siamo subentrati nel 2002 con proprio la visione di non buttare giù e ricostruire appartamenti o torri, ma era proprio quello di fare un restauro conservativo di tutte le facciate. Ovviamente poi all'interno veniva modificato secondo le nuove esigenze. Poi c'è stato anche un intervento che forse è stato quello più importante, è quello che vi si era insediato una comunità di extracomunitari dove c'erano più di 120 persone che abitavano, molto gentili, ci salutavano, ma era diventato proprio come un albergo, si erano fatti delle
stanze con delle tende, dei bagni, tutti in modo artigianale, e purtroppo anche dove potevano hanno con abilità tolto per esempio il legno da tutte le travi per scaldarsi. Prendevano la corrente dalla luce del comune esterna. C'erano ancora dei lavandini della Risorginore, tutti gli edifici erano completamente distrutti. Fortunatamente c'è stata una ristrutturazione molto molto importante. Anche l'entrata e tutte le parti sono rimaste originali, che erano delle dimensioni enormi questi capannoni, e perciò abbiamo, per dare luce, abbiamo aperto e perciò diviso in due questi enormi capannoni, creando anche poi dei o se no dei giardini interni per dare anche luce a questi capannoni. È stato proprio questo vincolo che ci ha permesso di acquisire l'area senza avere molti concorrenti. Francamente ci è piaciuta moltissimo, perché poi rispecchiava molto quello che noi vogliamo fare, che è la riqualificazione di aree industriali e riprogettandole diversamente per mondi che sono sempre industriali, ma un industriale di lusso, cioè mondo moda, mondo design. All'interno vi erano degli immobili di grandissimo pregio. Cioè avevamo sia edifici primi Novecento, poi degli edifici di stile fascista, anni 30, e abbiamo mantenuto il disegno più o meno originale. Ovviamente non c'era niente, perciò con tutti i materiali nuovi. La nostra forza è stata quella di imporre fin dall'inizio l'identità della nuova trasformazione. Purtroppo è una trasformazione dell'economia, non possiamo fermarla. Dire che a Milano ci fosse in centro o in semicentro una fabbrica così importante oggi non ha senso, e non potrebbe neanche, proprio anche per il traffico. Qui però è diventato una nuova cittadella. Il complesso ha voluto serbare nel nome la memoria del passato e verrà chiamato appunto ex Richard Ginori. Questo viaggio, che dal ritroso ci ha riportato all'oggi del 2016, è una tappa del lavoro che Museo Lab 6 ha intrapreso insieme a Bainavigli e RCM, nel quadro del costituendo MUMI, l'Ecomuseo di Milano Sud, e grazie al contributo della Cariplo in collaborazione col Comune e la Zona 6. Scopo e missione MUMI è appunto, attraverso il protagonismo dei cittadini, attivare un processo di forte e motivata partecipazione. Fondamento di tale processo è la conservazione e il recupero dell'identità attraverso i frammenti della memoria e della cultura materiale ancora presenti nel territorio.